Primo tempo CP London Galacticos, parziale 5-1 per la squadra capitanata da Marino. Andiamo a parlare con qualche elemento. Valente, Marino, la battuta a Paolo, 5-1, parziale positivo per voi che state dimostrando di essere superiori. Vabbè, però la partita è finita, è solo il primo tempo, altre volte anche. Eravamo in vantaggio dopo la prima frazione e poi ci ha fatti recuperare, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. La partita è in controllo, però comunque bisogna stare attenti. Un gran gol su punizione per te, per la soddisfazione. Sì, sì. A dopo. Ok, andiamo a parlare. Cognome? Angrisano. Angrisano? Sì. 5-1 il parziale, diciamo che la squadra ha tante assenze, un po' incerottata. 5-1, potete fare meglio nel secondo tempo? Sì, dobbiamo cercare di fare più azioni in attacco, la difesa è troppo scoperta e subiamo troppi gol. Va bene, buon secondo tempo, a dopo. Siamo nel post partita del match Galacticos CP London, gara terminata 7-2 per i CP London. Siamo con il migliore in campo Magri e per gli avversari, non dimenticare Casolla. Parliamo prima con te, è stata una partita dove gli avversari hanno dimostrato di essere superiori. Sì, molto sofferta perché il primo tempo dobbiamo bene capire come giocavano. Sì. Perché è stata una squadra rappezzata alla fine, mancavano tanti gol. Sì. Come sempre mancano un sacco di persone. Primo tempo abbiamo preso parecchi gol, il secondo abbiamo capito più o meno chi fermare, chi con chi correre. Sì, è vero, infatti la ripresa l'avete giocata molto meglio. Sì, siamo riusciti un po' a contenerli, abbiamo cercato di fare il possibile. Galacticos la prossima settimana cerchiate di venire al completo? Il completo diciamo, perché non siamo mai al completo. Non sa ancora la rosa definitiva, vero? Diciamo che questo è un cerchiamo problema. Comunque di giocare più uniti, po', per quello che si può. L'importante è divertirsi. Sì, ma è altra salutiamo in bocca al volo del primo del torneo. Adesso parliamo con Magri e chiudiamo la vera di migliore in campo. Complimenti. Grazie mille. Grande partita. La tua, molto bene anche la squadra. Voi siete una squadra, se non sbaglio, eravate secondi. A meno due dal primo. Quindi adesso c'è la partita a Napoli 1926 contro Real Camaldo e addirittura potreste balzare in testa. Speriamo di sì. Stiamo giocando abbastanza bene, abbiamo fatto un passo falso un paio di partite fa. Sì. Oggi comunque è stata una buona partita, abbiamo giocato bene di squadra, un po' strana perché entrambe le squadre mancavano gli elementi. Si è cominciato in 6 contro 6. 6 contro 6, loro erano una squadra comunque che cioè che è composta da persone che non ne facevano parte, quindi comunque anche loro hanno trovato difficoltà. Noi abbiamo giocato bene, penso che abbiamo meritato questa vittoria. Tante note positive questa sera, forse l'unica nota diciamo dolente è l'infortunio di Gianni Torino, Torino. Gli ultimi minuti, speriamo che non sia nulla di grave. No, speriamo di no, anche perché lui è uno dei più forti della squadra, speriamo che recupera il prima possibile. Vuoi dedicare la medaglia a qualcuno? Nessuno particolare, ma la prendo io, sai. Salutiamo. Ciao, grazie, arrivederci.